Comunque ragazzi, grazie mille per la cena. E finalmente insomma ci siamo anche rivisti. Ma figurati, così hai avuto anche l'occasione di mangiare la famosa matriciana di mia moglie. Buonissima, Complimenti alla cuoca. Grazie. Vuoi sapere il mio segreto? Allora, intanto uso il guanciale e non la pancetta. E poi tolgo una a una tutte le ossicine dei terremotati. Hai capita? Sì. La matriciana, matrice, i terremotati. Vabbè dai amore, non è importante, non è che tutti capiscono il vecchio umore. Sarà un leghista pure un grullino come te. Vabbè, almeno noi non abbiamo messo tutte quelle troie in giro per i ministeri. Beh, non è colpa mia se sono troie e fanno soltanto pompini. Allora vuol dire che tua madre aveva un cliente down, se no non si spiega il fatto che tu sia così ritardato. Oh, e fatela una risata. Sì, è che a me proprio non è che faccia così ridere. Ma cos'è che abbiamo qui? Uno pseudo-perbenista? Amico degli zingari. Et similia. Secondo me fai così perché da un po' che non te lo buttano a dovere. Amore, quando uno è malato di trisomia 21 è meglio che vada a farsi una vita fuori. Dai, fai tanto il moralista e poi c'è un attico a Manhattan. È satira. Se posso... ragazzi, non, secondo me non è proprio così... La satira dovrebbe colpire il potere, smascherare le contraddizioni della società. Nei forni. C'è chi lo chiama razzismo, io lo chiamo differenza genetica o inferiorità evolutiva, nel senso che non si sono proprio evoluti, sono rimasti a livello di scimmie, babbuini, macachi, etch. Ti è piaciuto zoccolare e farti guardare? Adesso da un foulard ti tocca penzolare. Sta facendo il video? Brava! Tu invece sei solo un babbeo ignorante, capra, analfabeta funzionale, cervello di gallina, sarete fermati. Da quando dire a Bebevio ti sbatto fino a farti perdere l'uso degli arti motori è diventata una minaccia e non una dichiarazione d'amore? Io non ho niente contro i gay, ma se trovo qualcuno che insegna gender a mio figlio gli rompo il culo. Da quale maneggio sei scappata? Ti faccio abbaiare di piacere a forza di cappellate. Quattro negri affogati e si scatena il web. 10.000 morti in Nepal e non ho visto nemmeno un link. Che dire? Per Natale voglio stare chiuso in una stanza con te, solo noi, io, te e la mia cetta. Partirei con il taglio della mano, poi voglio aprirti il cervello, la calotta cranica. Solito negro handicappato di merda, figlio di una capra ebrea. Sparati, sterco. Non è che solo perché sei in carrozzella devi rompere i coglioni. Trovati un lavoro, storpio. Zingari di merda, morirete anche voi nei vostri incendi. Zoccola, questa sarebbe la presidente della camera. Nella camera a gas dovrebbe stare. Oggi abbiamo guardato un video di uno che ballava in perizoma. Volevamo dire questo. Se dovete farlo, fatelo a casa vostra. Altrimenti, fuoco e benzina. E niente, fa già ridere così. Non esistono parole per descrivere lo stretto necessario a coloro che non sanno cosa significhi l'orrore. L'orrore. L'orrore ha un volto e bisogna essere consapevoli che non prova più vergogna. Ha trovato la forza di farsi sentire e piano piano ci ha conquistati, ci ha convinti che idiozia e volgarità siano virtù di cui farsi vanto. Ha annullato
ogni distanza tra buonsenso e miseria, tra civiltà e barbarie. È questa la vittoria dell'orrore. No, vabbè. Epico.